a tutti ragazzi e bentornati in un nuovo episodio di Night Reverie. Dunque, l'ultima volta avevamo parlato col signor Bernard, che poi è scomparso, e con il cagnolino. Allora, nel nostro inventario avevamo sia sparchi, cavi, la console portatile e il martello. Allora, proviamo. La possiamo utilizzare? Equipaggia? Ah, in verità non la utilizza, non è come l'altra che possiamo fare il gioco. Va bene. Ok. Quindi, vediamo un attimo il gatto che dice. Ehi, Mr. Lucky, ho incontrato Tabby, è un cane così carino. Si sente giù perché qualcuno gli ha detto che potrebbe esaudire il suo desiderio, spezzando l'amore di sua madre e gettando ognuno di quei pezzi in stagni diversi. Oh no, povero Tabby, è sempre stato molto ingenuo. Spero che recuperi il suo amuleto. Lo portava con sé ovunque andasse. Perché non prova a guardare al secondo piano? Uno dei miei amici era solito pescare qua laggiù. Ah, quindi con quel tipo che sta sopra? Grazie, Mr. Lucky. Sei veramente utile. Allora, sali qua. Dove stava? Qua, mi sa. Allora, vediamo se ci può aiutare. Ciao di nuovo, piccoletti. Mi avete trovato un nuovo emozionante giocattolo? Ah, beh, sì, ci abbiamo il Game Boy. Ho grandi aspettative. La noia è proprio una faccenda seria per me, lo sapete? Direi che sembra molto importante per te. Stiamo ancora cercando, non ti deluderemo. Ma come no? Aspetta, se equipaggio questo. Ti piacciono i videogiochi? Se ti piacciono questa console portatile è perfetta per te. Giocavo con uno simile per ore ed ore, non mi annoiavo mai. Sbrigati, fammi vedere. Ok, sì, non è male. Qui, prendi il mio vecchio giocattolo, non ne ho più bisogno, sono stufo di quel coso. Sottomarino. Grazie. Che cos'è? Beh, un sottomarino, non lo vedi? Pensavo di usarlo per prendere qualcosa da questo stagno. Sarei sorpreso da in quanti credano che lanciare qualcosa nello stagno faccia avverare i desideri. Che sciocchezza, eh? Non ho avuto la fortuna di trovare nulla, però. Non credo che mi batteresti, ma immagino che tu possa comunque provarci. Wow, con questo scommetto che possiamo finalmente esplorare sott'acqua. Insomma, hai visto mia sorella? Oh, già, giusto. Beh, no, non ho visto nessuno qui intorno. Ma sei libero di continuare a cercare? Sapevo che questo era inutile. Oh no, capisco, grazie, immagino. Continueremo a cercare allora. Oh wow, avrebbe potuto dircelo sin dall'inizio, non credi? Sono d'accordo. Infatti. Beh, almeno non ci andiamo a mani vuote. Questo sottomarino potrebbe aiutarci a cercare l'amorito di Tabby. Ok, dove lo devo utilizzare? Qua? Vediamo cosa riusciamo a trovare qui. Vedi. Minigioco. Freccia giù, spara Z. Ok. Abbiamo tre vite. Ah, ecco, se sbatto mi toglie la vita. Giustamente. Ha senso. Ne sto ammazzando troppi. C'ho una mira. Invidiabile. Vabbè, per ora diciamo è stato fattibile. Cos'è qua? Ah, dobbiamo tornare su. Aia. Mi sa che tornare su è leggermente più scomodo. Non lo so perché mi dà questa impressione. Allora, attenzione qui. Ok, sono riuscita a prenderlo finalmente. Piano perché sennò ci sbatto sopra. Ok. Guarda, Sparky, abbiamo trovato uno dei pezzi dell'amuleto di Tabby. Perfetto, andiamo in un altro stagno e cerchiamo le parti mancanti. Quindi anche qui? Ah, è già equipaggiato, ok. Vediamo cosa riusciamo a trovare qui. Ok. Ah, mannaggia, volevo ammazzarlo per togliermelo dalle scatole. Dato che poi dobbiamo tornare. Ha fatto il pelo. Attenzione qua che. Ah, non spara. Un po' lento a sparare. Ok, allora prendiamo l'altro pezzo di amuleto, perfetto.
posizione mo al ritorno. Ok, allora qui. Pay attention. Aia, mi sono presa in faccia. Allora, attenzione pure qua. Ok, a posto. Secondo pezzo. Fantastico, adesso abbiamo due pezzi dell'amuleto di Tebi. Ne rimane solo uno. Dov'è un altro laghetto? E dov'è il cane? Però lì era tutto ghiacciato, mi sa. Allora, intanto potremmo fare questo combina con questo. Combiniamo questi due pezzi di amuleto. Credo che questo vada qui. Grandioso. Ancora un pezzo e sarà completo. Ok, Tebby, adesso non ti preoccupare, ci pensiamo noi. Non c'è più il tipo, se n'è andato. Non è che è qua? È acqua quella. Non fatto metti via? No, pare di no. C'ho creduto abbastanza. Allora, da queste parti non mi pare ci fosse acqua, onestamente. Quindi dobbiamo andare, secondo me, dove sta il cane. Dal frigorifero, in teoria, no? L'altra volta eravamo usciti così dal congelatore. Ehi ragazzi, avete avuto fortuna. Spero di non starvi creando troppi problemi. Non vedo l'ora di riavere l'amuleto di mia madre. Eh sì, un altro po' di pazienza, Kiko Cocco, e ti portiamo. Ecco qua. Fa davvero freddo qui sotto ed è anche molto profondo. Chissà se a quei pesci non dispiaccia questo freddo. Mi domando cosa ci sia qui sotto. Dai, devo usare sto coso. Allora, l'ultimo, quindi il più complicato, giustamente. Ecco, mi sono presa in pieno. Sto fa la cazzata. Aiuto, 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 aiuto. Mannaggia me che è liscio. Questo pialo, ok. Oddio. Oddio. Che cacchio però. C'ho una mira di merda. Ok. Allora passa a sinistra, che prima ero riuscita a ucciderlo stranamente. Allora attenzione qua. Dai, levati. Perfetto. Passa di qua. Va bene. Pelo pelo. L'ultimo frammento dell'amuleto di Tebby. Adesso possiamo unire i pezzi. E sarà così felice. Beh, non credo che ne avremo più bisogno. Grazie per il tuo servizio, giocattolino. All Terrain Explorer. Hai visto? Allora, questo combina con questo. Finalmente il pezzo mancante. Mettiamolo insieme agli altri con attenzione. Ed è fatta. Amuleto di Tebby. Ora che l'abbiamo trovato e messo insieme tutti i pezzi, Tebby sarà molto contento. Ok, Tebby, che ci dai in cambio? Forse se ne va anche lui, immagino. Allora, tieni. Ce l'abbiamo fatta, Tebby. Abbiamo raccolto tutti i pezzi. Finalmente è completo. È stata una bella sfida. Voi ce l'avete fatta. Grazie davvero, wow. Voi due siete proprio una gran bella squadra. Ora mi sono appena accorto che non so come ripagarvi. Magari potremmo uscire e trascorrere un po' di tempo insieme? Certo, sarà divertente. Ora che ci penso, magari sei qualche informazione che potrebbe esserci utile. Oh certo, vi prego, entrate. Non è molto, ma penso che ci sentiremo più a nostro agio se parliamo dentro. Andiamo a fare una passeggiata. C'è pure la foto? Non sono molto bravo a dialogare, ma farò del mio meglio, spero che basti. Va bene, Tebby, a quello ci penso io. Dunque, volevo chiederti, hai visto Emma? La prima volta che ti ho visto stavi dormendo davanti a una porta. A casa mia quella porta conduce alla stanza di mia sorella. Mi domandavo, hai per caso visto mia sorella Emma lì dentro, una piccola bimba dai capelli marroni? Tua sorella? No, sono terribilmente dispiaciuto, non vedo nessuno da un po'. Oh, capisco. La stiamo cercando dappertutto, ma non siamo ancora riusciti ad avere degli indizi su dove possa essere. Conosci qualcuno che può aiutarci? Non sono totalmente sicuro. Forse signor Pancetta.
Il signor Pancetta? Sì, fa un po' paura perché sembra arrabbiato la maggior parte delle volte, ma è molto saggio, non fa nulla di male. Anche se conoscendolo probabilmente vi chiederà prima un favore. Non è una persona cattiva, ma tende ad avere dei problemi di fiducia. Grazie Debbie, questo ci aiuterebbe molto. Sai dove potremmo trovarlo? Oh no, non lo vedo da molto. E ho dimenticato dove lo vidi l'ultima volta, scusatemi. È tutto ok, quello che ci hai detto è più che sufficiente. Possiamo chiedere in giro e trovarlo. Sono felice di averti potuto dare almeno un'indicazione. Dunque, volevo chiederti, perché hai chiesto aiuto? Debbie, prima hai detto che avevi chiesto aiuto a qualcuno. Chi era? Beh, Matt, non mi ricordo il suo nome. Veramente non so neanche se si sia presentato. Ero preso a parlare tra me e me. Quando improvvisamente entrò dentro la stanza e mi chiese cosa stesse succedendo. Qui breve non entrai nei particolari. Fu allora che mi disse che se avessi espresso un desiderio avrei risolto tutti i miei problemi. Ma mi disse anche che per farlo avverare avrei dovuto rompere qualcosa a cui tenessi molto. E che avrebbe funzionato solo se avessi seguito le sue istruzioni. Ma ha mentito, Matt. Non è mai successo nulla e dei miei problemi non sono mai andati via. Non sembrava cattivo, solo un po' strano. Indossava una specie di cappuccio e aveva anche uno strano modo di ridere, magari accadde prima. Mi ero fidato, non so se l'ha fatto di proposito, magari neanche lui le aveva la certezza. Lo avete visto in giro? Tebby, credo che l'abbiamo incontrato, era davvero particolare, ricordo anch'io la sua risata. Ho pensato che fosse cattivo per averci fatto credere di sapere qualcosa su Emma. Infatti. Ma ehi, scambiando la console per il suo sottomarino siamo riusciti a recuperare l'amuleto. Quindi magari in fondo non è così cattivo. Sì, beh, magari avrà avuto solo una brutta giornata. Ultimamente mi capita sempre. Debbie, andrà meglio, vedrai. Sì, assolutamente. Grazie ragazzi, spero davvero che tu riesca a ritrovare presto tua sorella, Matt. Dunque, volevo chiederti, stai bene? Debbie, non per impicciarmi, ma ho notato che hai bisbigliato più volte e che ti senti in colpa per qualcosa. Va tutto bene? Hai bisogno di aiuto per qualcosa? Oh, l'ho detto ad alta voce, io... Scusami se te l'ho chiesto, è tutto ok se non ti va di parlarne? No, va bene, è passato un po' dall'ultima volta che qualcuno si è preoccupato per me. Ci siamo noi ad ascoltarti, Tebby, puoi fidarti di noi? Beh, io commetto errori molto spesso. Ho la sensazione che tutti quelli intorno a me alla fine rimangano delusi. In più mi addormento sempre dappertutto, intralciando e disturbando chiunque. Ho anche una memoria terribile. Braccio, non c'è un pregio sto cane. Tendo a dimenticare le cose, come ad esempio il compleanno dei miei amici. È per questo che tengo un diario, o almeno ne avevo uno. È scomparso da un pezzo. Ho come la sensazione che mi aiuterebbe a farmi capire la ragione per cui mi sento così in colpa. Sento di aver commesso un grave errore, ma non riesco a ricordare esattamente che cosa. Mi dispiace tanto, Tebby, ma penso che tu sia un po' troppo duro con te stesso. Tu sei piuttosto simpatico. E poi non hai proprio alcun indizio su quello che hai fatto e che ti sta facendo sentire così in colpa? No, mi sento solo profondamente ansioso e non riesco a capirne il motivo. Beh, ogni volta che non riesco a ricordare qualcosa cerco di percorrere i miei stessi passi. Sì, questo ha senso. In un certo senso, sì, no? Magari puoi aiutarti a ricordare dove hai lasciato il tuo diario. Oh, hai ragione, grazie mille per i consigli e le tue gentili parole. Beh, Tebby, mi è piaciuto molto parlare con te. Anche a me avrei voluto aiutarvi di più. Se solo avessi il mio diario con me, credo che ci avrebbe aiutato a fare il quadro della situazione. Pensi che ci aiuterebbe davvero? Non ne sono sicuro, ma di solito scrivevo tutto lì, le ultime novità, le mie emozioni, il luogo in cui i miei amici si riunivano. Tutto qui, potrebbe esserci anche scritto dove rintracciare il signor Pancetta. Wow, ma è perfetto, ti aiuteremo a trovarlo, Tebby. Sì, riportiamo sempre oggetti smarriti ai loro proprietari. In più ti aiuterebbe a voltare pagina, potrei finalmente scoprire perché ti senti così. Sì, sarebbe magnifico, mettere finalmente a tacere questi sentimenti. Ho appena ricordato che potrei avere della roba rimasta in macchina. Non so se il mio diario sia lì, ma se siete fortunati potreste trovare qualcosa che potrebbe aiutare. Oh, la chiave della macchina, attenzione. Fantastico, ritorneremo in men che non si dica, Tebby. Vi aspetterò in terrazza, ok? Se non ci siete mai stati ve lo consiglio, si trova al secondo piano fuori la stanza col pianoforte. Mi piace andare lì ad ammirare la vista, mi distoglie la mente da queste emozioni. Forse se sono fortunato potrei riuscire a vedere la luna piena. Però perché te muovi così? Sei un po' inquietante. Allora, qui abbiamo un'altra console. Tebby ha tutti i tipi di console. Sono sicura che ha cercato di distrarsi anche con questo. Spero che gli sia piaciuto giocarci. Quella è un Super Nintendo. Questa deve essere la mamma di Tebby. Indossa l'amuleto che abbiamo trovato. È carina come Tebby.
Subazzo di neve è così adorabile. Anche ad Emma piacerebbe averne uno in camera sua. Scommetto che lo vestirebbe in modo diverso ogni giorno. Ma prima dovremmo trovare un modo per riempire la sua stanza con della neve. Scommetto che non con così tanti giocattoli a Tabby devi piacere davvero molto trascorrere il suo tempo qui. Quando tornerò a casa mi piacerebbe mostrare la mia collezione di giocattoli a Tabby. Questa deve essere la scrivania dove Tabby passa il tempo a scrivere sul suo diario. Con una camera così bella anche a me verrebbe l'ispirazione di scrivere i miei pensieri. Vabbè, ciao Tabby. Bella per te. Noi andiamo alla macchina. Oh, che bello. Quindi, equipaggio. Vorrei essere grande abbastanza per poter guidare. Beh, almeno Tabby ci ha detto che avremmo potuto trovare qualcosa di interessante qui dentro. La chiave che ci ha dato è un grosso pulsante. Se lo permessi, cosa succederebbe? Oh, il cofano si è appena aperto. Vediamo cosa c'è dentro. La batteria. Cavi e un sacco di roba che non so a che cosa serva. Oh, sembra che la batteria sia allentata. Non so come questo possa aiutare Tabby, ma potremmo usarla per qualcos'altro. Facciamo attenzione. Fatto. Batteria per auto. Ma è super pesante, lo sollevo a malapena. Potremmo collegare questa batteria a qualcos'altro che richiede energia. Eh sì. Senti, ma non possiamo usare... Ah, non lo possiamo più usare, vabbè. Combina... Qua. Credo di ricordare cosa mi ha insegnato papà. Bisogna attaccare il cavo rosso al polo positivo della batteria e quello nero a quello negativo. Fatto, ora può fungere da fonte energetica. Lo posso utilizzare qui per aprire questo? A casa questa piccola scatola ci permette di controllare la porta del garage. Non riesco a trovare alcun pulsante da premere. Dovremmo trovare un altro modo per aprire il garage. No, eh? Sei sicuro di questa cosa? Eh no, ci vuole il telecomando. Allora, dove possiamo utilizzare l'energia elettrica? Ah, non mi viene in mente al momento. Vediamo un attimo se Lucky c'è di nuovo utile. È bello riaverti qui, hai scoperto qualcosa di nuovo? Siamo riusciti a trovare l'amuleto di Tabby, era super entusiasta. Stiamo cercando di trovare il suo diario, ha detto di averlo perso. Oh no, di solito si dimentica le cose quando è stressato. Hai controllato tutti i posti in casa? Credo che ce ne manchino un po', continueremo a cercare. Qualcosa di elettrico... Qua? Magari potrei connettere questa batteria alla scatola elettrica, dai. Non so, mi sembra un po' pericoloso, Matt. Stai attento. Non ti preoccupare, Sparky. Ho visto papà aggiustarne uno simile. Beh, solo una volta. Ma sono sicuro che anch'io possa farcela. Vediamo. Dobbiamo solo essere prudenti. Devo solo collegare questi cavi lentamente e... A posto. Fantastico, ce l'hai fatta. Questo accenderà sicuramente qualcosa nella casa. Facciamo un giro per scoprirlo. Ok, che cosa abbiamo acceso? Chi lo sa? Forse qua? Vediamo se possiamo utilizzare questo. Bene, vediamo cosa succede se premo questo pulsante. Ah! Yeah! Vediamo cosa c'è dentro la gabbia. Cos'è questo piccolo oggetto? Non sarà uno dei monocoli del signor Bernard? Vorrei tanto sapere dov'è per poterglielo restituire. Prendiamolo in caso lo incontrassimo di nuovo. Hai ragione, in più potrebbe tornarci utile. Il signor Bernard ci ha detto che lo ha aiutato a vedere più di quanto appaia. Forse lo possiamo utilizzare sopra col telescopio. Qui ci vuole... Il martello ce l'abbiamo, però ci vogliono le assi di legno. Eh sì. Sì, faccio questo, però non me lo fai fare. Eh sì, ci vogliono le assi. Quindi dobbiamo trovare del legno per prendere le scale e burbare. Quindi dobbiamo andare sopra. Vabbè, però lì ci vuole il telecomando comunque per aprirlo. Ma forse elettrico soltanto quello era. E dobbiamo andare qua.
salire qui e qui c'è il telescopio. Allora, questo monocolo potrebbe funzionare come lente? Penso dovremmo provarlo. Signor Bernard, scommetto che sarebbe fiero di vederci usare il suo monocolo per osservare le stelle. Si è inserito? È ora di vedere un po' di stelle. Come sono belle. Vediamo quali riesco a trovare stasera. Questo mi dice la percentuale di quelle che abbiamo trovato. 1, 3, un 7, 4, 1, 7, 3. Non lo so. Oh wow, questo telescopio è così figo. Possiamo vedere tutto il cielo con questo. Che cosa strana, non ho mai visto queste costellazioni prima d'ora. Sono così affascinanti. Ora capisco perché a te e a tua sorella piace guardarle. Questa sarà la combinazione per aprire la cassaforte. È stato bellissimo. Mi piacerebbe continuare a giocare con questo telescopio, ma è ora di continuare la nostra ricerca. Oh, si è attivato il PC? Che cos'è questo rumore? Si è acceso! Sembra che il telescopio abbia attivato il computer in qualche modo. Non ho mai visto niente del genere. Questo sì che sarà interessante. Ah, ok, allora aspetta perché avevo fatto la foto apposta, se vi ricordate, che c'era il colore della stella sul personaggio. Allora, il cane arancione. Quindi quelli arancioni stanno sopra. Stanno qua a destra. Quindi in teoria qua ci vuole il cane. Il cane arancione. L'orsetto è rosso. Il maiale è viola. E il coniglio è blu. 2693. Ok. Guarda qui, Sparky, sembra che le stelle ci stiano mandando un messaggio. 2693, forse ci stanno aiutando. Grazie, stelle, voi non ci deluderete mai. Ok, meno male io ho fatto la foto. 2693, 2693. Ha funzionato! C'è un libro dentro. Non è un libro, è il diario di Tebby. Ne sarà così felice. Andiamo a darglielo. A posto, anche questa fatta. Il diario di Tebby. Che ha detto che ci aspettava di qua. Ehi, Tebby! Ti godi la vista stasera? Oh, è così bella, il chiaro di luna la rende ancora migliore. Mi ha aiutato a rilassarmi. È bello smettere di pensare alle mie preoccupazioni per un minuto. Ti va di restare un po', mi farebbe piacere un po' di compagnia. Solo se hai tempo, ovviamente. Mi piacerebbe un sacco, sarebbe un onore, Tebby. Sì, ma abbiamo il tuo diario, Tebby. Questa vista è incredibile. È anche così tranquillo. Lo sai, Tebby, in passato andavo a visitare un castello simile con la mia famiglia, no? Guarda, non l'avevamo capito. Davvero, non ho mai visto un castello da dentro, deve essere qualcosa di davvero molto speciale. Lo è, Emma e io adoravamo trascorrere il tempo lì, facevamo così tante cose. Facevamo lunghe conversazioni mentre guardavamo le stelle, ed il tempo volava via. Provo la stessa cosa ogni volta che guardo la luna, c'è qualcosa di così magico e misterioso. Sai, i miei problemi sembrano così piccoli in paragone alla vastità dell'universo. So esattamente cosa vuoi dire, ma ehi, non sentirti in colpa. Va bene sentirsi turbati ogni tanto. Basta ricordare che le cose cambieranno sempre in meglio. Si spera, insomma, poi. Insomma. Sei così gentile, Matt. Vabbè, c'ho il tuo diario, da. Ti ringrazio per voler trascorrere del tempo con me. È stato un piacere, Tabby. Anche per me mi è piaciuto molto guardare il cielo di notte. Spero che trovate presto il mio diario. Aspetterò qui nel frattempo. Ma l'ho già trovato, ciccio. Equipaggia, tieni. Tebby, abbiamo qualcosa per te. Il mio diario, l'avete trovato?
Io mi dispiace tanto, ma non so come ringraziarmi. Siamo felici di esserti stati d'aiuto. Mi hai restituito cose che pensavo di aver perso per sempre. Grazie davvero a tutti e due. Ora spero di poter almeno trovare qualcosa che possa aiutarvi. Vediamo, dov'è il signor Pancetta? L'ho trovato, l'ufficio del signor Pancetta è al primo piano della casa. Tende a bloccare l'ingresso con alcune scatole pesanti. Ricordatevi di fare attenzione. Primo piano e scatole pesanti, capito? Grazie Tebby, ci hai aiutato più di quanto pensi. Sono felice di sentirlo. Ora, vediamo se riesco a trovare qualcosa che mi aiuti a ricordare perché mi sento così. 7 settembre, primo giorno del nostro viaggio. Abbiamo mangiato in giardino e giocato tutto il giorno. Di notte ci siamo intrufolati fuori senza permesso. Volevamo avere un'altra avventura. Fu allora che... Tebby, c'è qualcosa che non va? Io credo di ricordare adesso. Va tutto bene, puoi dircelo se vuoi. Magari un'altra volta, ragazzi. Prendete questo, penso che potrebbe aiutarmi. Noce dorata. Grazie, Tebby. Non ho mai visto niente di simile prima. Tebby? Ciao, Tebby. Grazie. Addio. E niente, ora andiamo dal signor Pancetta. Lui ci stava raccontando quello che è successo, quindi sarà malata la sorella, probabilmente. E i genitori hanno perso la figlia e si stanno a separare e lui si sente solo, si è rifugiato qua. Ci scommetto quello che volete. Grazie di tutto, prendetevi cura del mio igloo, va bene? Dove stai andando? Oh no, non di nuovo, perché continuano a sparire tutti? Mi chiedo dove vadano tutti. Spero solo che stiano bene. Continuiamo a muoverci, Sparky. Forse se continuiamo a cercare troveremo delle risposte. Ok. E anche quello è fatto. Quindi adesso dobbiamo scendere dove stavano gli scatoloni. Oh, grazie, l'hai spostato tu, grande. Allora a qualcosa servi? Te l'hai inguattati praticamente. Ehi, di nuovo lui, che cosa vuole? Forse è venuto qui per aiutarci dopo tutto. Pensi che si sia dispiaciuto per quel che è accaduto con l'amuleto di Tebby? Non so, ma Tebby ci ha detto che avremmo trovato il signor Pancetta in una stanza vicino alle scatole. Sarà? Ma se lo seguo sta qua? Oh, ci sono le scatole ma non c'è il tipo. Sembra che il tipo col cappuccio abbia spostato le scatole qua giù. Probabilmente starà combinando qualche guaio. Vabbè, grazie da aiuto. Oh. È tipo banchiere. Ehi, voi due, potreste spiegarmi come siete entrati qui? Ho messo intenzionalmente diverse scatole pesanti proprio fuori la mia porta, in modo tale che nessuno potesse entrare qui dentro. Oh, mi spiace. Vieni qui, ragazzino, voglio vedere da vicino il volto di questi intrusi. Mi spiace tanto. Qualcuno ha portato via queste scatole e abbiamo pensato che entrare non fosse un problema. Qualcuno? Sono sicuro che sia stato quello strano tipo col cappuccio. Mi porta sempre via tutto. Guardatevi attorno, guardate questa brillante collezione. Easy prende il mio tesoro, come se fosse suo. Lo vedi, ragazzino, il mondo non dovrebbe andare così. Mancare di rispetto, rubare. Scommetto che anche voi siete così. No, non lo siamo, non prendiamo nulla, lo giuro. Siamo davvero dispiaciuti per aver fatto irruzione. Non le abbiamo nemmeno detto i nostri nomi. Io sono Matt, lui è Sparky. Sai quanto gliene frega questo. Salve. Non siamo di qui, non sappiamo neanche dove si trovi questo posto. Non mi piacciono le sorprese, Matt. O essere interrotto. Da quando in qua il caos è diventato il nuovo ordine? Lo capisco, signore. So bene che non si aspettava di rivederci. Noi abbiamo incontrato Tebby ed è stato lui a dirci di venire qui a trovarla. Ci ha detto che lei è molto saggio e che potrebbe aiutarci. Voglio tornare a casa, ma mia sorella è scomparsa. Tebby? Ha cambiato espressione. Beh, è sempre stato molto buono con me ed è gentile da parte sua riconoscere la mia intelligenza. Ma perché dovrei aiutarvi? Vi conosco malapena e in più non mi fido di voi due. Beh, non ha tutti i torti. Proveremo che non siamo venuti qui per la sua collezione. E che diciamo la verità. Ha detto che quel tipo le ha portato via qualcosa, giusto? Potremmo aiutarla a recuperare quell'oggetto? Questa è una proposta interessante. Potrei davvero prenderla in considerazione. C'è un libro che ho cercato a lungo. So che lo ha preso quel miserabile col cappuccio e che lo ha nascosto da qualche parte nella biblioteca. Non importa quanto io lo cerchi, non riesco a trovarlo. Ha una copertina dorata. È l'ultima copia rimasta al mondo. Se me lo restituirete vi prometto che vi aiuterò. Affare fatto? Affare fatto? Va bene, allora, prendete questo, vi servirà.
Chiave della biblioteca? Comunque, il mio nome è Porky. Porky Pancetta. Ma potete chiamarmi signor Pancetta. Non si preoccupi, signor Pancetta, lo troveremo. Lo vedremo, ragazzo. Non voglio illudermi per poi rimanere di nuovo deluso. Porky Pancetta, ma questa a che serve? Mi domando come si possa trovare un qualche utilizzo per una ghianda dorata. Non penso che mangiare l'oro sia salutare per gli esseri umani. Magari qualcuno in questa casa piacerebbe molto come regalo. Forse a armaiale. Ma come, siete già tornati? Forse vi avevo sottovalutato. Un momento, state cercando di fregarmi? Non vedo nessun libro lì. Se non mi porterete il libro non potrò aiutarvi. I patti erano chiari, ragazzino. Sì, vabbè, Ciccio, comunque con molta calma. Ma io dico, wow, sono sicuro che questo scudo mi farebbe sembrare un vero eroe. Sembra davvero resistente, come se potesse proteggermi da tutto. Mi domando che cosa ci conservi in quei bauli. Deve essere qualcosa di grande valore. Ma cosa potrebbe essere? Perché c'è un mega tesoro dietro di lui. Non avevo mai visto un forziere dal vivo. E adesso guarda quanti ce ne sono in questa stanza. Vorrei aprirli, ma sono tutti bloccati. Inoltre, signor Pancetta si arrabbierebbe molto se lo facessimo. È meglio non toccarlo, sembra davvero pericoloso e pesante. Che roba ci sarà in questi barattoli? Credo che dentro ci sia qualcosa che si sta muovendo. Non riesco a vederlo. È meglio non toccarlo, sembra davvero pericoloso. Wow, ce ne sono così tante qui dentro. Chissà quanto tempo ci avrà messo signor Pancetta per collezionarle tutte. Non le toccate! Ci perdoni. Vabbè, ciao. La biblioteca sarà qua? Allora, equipaggia questa. Cerchiamo il libro con la copertina dorata. Oh, eccolo. Bene, bene, bene. Ci incontriamo di nuovo, piccoli marmocchi. Di nuovo tu. Come hai fatto a entrare qui dentro? La porta era chiusa a chiave. Sono libero, posso fare tutto ciò che voglio e andare dove mi pare. Quindi, perché mi state seguendo? Non ti stiamo seguendo, siamo venuti qui per cercare il libro del signor Pancetta. Ci ha detto che hai preso il libro e l'hai nascosto in questa stanza. La verità, signor... Oh, ma che sfacciataggine, adesso mi accusate pure. E poi, giusto per mettere le cose in chiaro, non avete il diritto di sapere il mio nome? Per la cronaca, sì, ho preso il suo libro. Infatti è stato molto divertente leggerlo. Per favore, signora, abbiamo davvero bisogno di restituirglielo. Potrebbe aiutarci a ritrovare mia sorella? Mia sorella, mia sorella, mia sorella. È l'unica cosa di cui sai parlare, non è vero? Rilassati, ragazzino. Mi hai portato quel giocattolo la volta scorsa. Sto pensando che potresti darmi una mano di nuovo. Ti piace aiutare, non è così? Lo vedi quel libro gigante laggiù? È una fiaba, ma mancano alcune parti della conclusione. Sono sicuro che sia stato proprio signor Pancetta. Non è mica un santo, sai? Sapeva che quel libro era importante per me, ma ha strappato delle pagine. Ti dirò se mi aiuti a ricordare la trama, ti restituirò il libro dorato. L'ultima volta ci hai ingannati facendoci pensare che avessi visto Emma. Perché dovremmo crederti adesso? Ha ragione, poi non me ne intendo di fiabe. Oh, e andiamo, dimentichiamoci del passato. Scordiamoci un passato. Date un'occhiata in giro, va bene? Sono sicuro che abbia nascosto le pagine qui in giro. Ma tutto noi dovevamo fare. Oh, guarda. Ella lo ringraziò e gli regalò in cambio una rosa bianca eterna, simbolo della sua più vera devozione. Il cavaliere sbalordito giurò fedeltà alla principessa e promise di proteggerla fino alla fine dei tempi. Chi è che lascerebbe dei libri per terra? Papà ci ha sempre detto di prenderci cura delle nostre cose e di lasciare tutto in ordine. Vedo un sacco di libri qui. Pensi che dovremmo leggerli tutti? Non penso ci metteremo una vita? Ehi, hai visto questo? Con il cuore spezzato la principessa si nascose nel suo albero e poco a poco la foresta iniziò a decadere. Solo pochi rimasero per proteggere l'albero di ciliegie in attesa che la loro principessa facesse di nuovo ritorno. Non riconosco nessuno di questi titoli, forse devo leggere di più. Ehi, credo di aver trovato qualcosa. C'era una volta una principessa delle ninfe che viveva nella sua foresta magica. Viveva beatamente nell'albero di ciliegio e custodiva il cuore di tutte le creature viventi, la ghianda dorata dell'amore. Ah, ecco la ghianda dorata. Vedi qualcosa di interessante? Che ne pensi di questo? Ma il tempo passò e nessuno venne in suo soccorso. Finché un bel giorno un cavaliere sopraggiunse e offrì loro il suo aiuto. Ricoverò la ghianda dorata e versò l'amore nel cuore della ninfa. Lentamente tutto rifiorì. Un giorno il suo peggior incubo si avverò quando la sua ghianda dorata fu rubata. Si congelò nella sua paura e pianse nell'incredulità per così tanti anni che la sua anima si prosciugò, contorcendosi nel dolore. Vediamo cosa possiamo imparare da questo libro gigante. Che strano, non c'è scritto nulla qui.
Con un contenitore di inchiostro così grande, scommetto che ci si potrebbe scrivere per ore. Non credo di averne visto uno così grande a casa. A papà piacerebbe tanto averne uno. Ok, allora. Sei pronto? Sì. Era ora, piccoletto. Iniziamo, allora. Perché l'anima della principessa ninfa si è prosciugata? La ghianda dorata è stata rubata. Oh sì, ora ricordo. Ok, proseguiamo. Non fare i casini, ragazzino. Chi è venuto ad aiutarla? Un cavaliere. Wow, giusto di nuovo. Sei più intelligente di quanto credessi. Non ti fermare, quel finale mi sta chiamando. Ok, adesso tocca all'ultima. Abbiamo quasi fatto. Cosa diede la principessa ninfa al cavaliere per esprimere la sua devozione? Oh, non mi ricordo. Una rosa senza tempo? Sì, ora mi ricordo, era ora. Mi infastidiva non riuscire a ricordare quel finale. C'era una volta la principessa ninfa che viveva nella sua foresta magica. Viveva beatamente nell'albero di ciliegio. Ok, non ho intenzione di leggere tutto questo. Sarebbe incredibilmente noioso. Lasciamo che me lo scriva l'inchiostro magico. Comodo. Oh, eccellente, adesso non dimenticherò questa storia mai più. Avrei dovuto farlo prima. Beh, grazie, immagino, per avermi aiutato. Per cui, come avevo promesso, te lo sei guadagnato. Restituisci la signor Pancetta e digli che è proprio terribilmente irritante. Il libro dorato. La prossima volta vieni a trovarmi fuori, ok? Ho una sorpresa per te. Una sorpresa? Sì, una sorpresa, non preoccuparti, puoi fidarti di me. E adesso andate, piccoletti, non tardate, vi aspetterò. Ma fuori dove? Che c'è, sei sorpreso della mia rapidità? Ci vediamo fuori, piccoletti. Ah, ma proprio fuori dalla casa. Non mi piace, c'è qualcosa di strano in lui. Ma non so dire cosa. Già, è un po' strano. Ma non preoccupiamoci di lui per ora, almeno abbiamo il libro. Sì, infatti prima facciamo questa cosa del signor Pancetta. E dopo andiamo fuori. Allora Ciccio, ho trovato il tuo libro. Anche se non te lo meriti e che ci tratti male. Signor Pancetta, guardi cosa gli abbiamo riportato. Il mio libro. Hai davvero adempiuto la madonna alla tua parte dell'accordo? È ora di mantenere la mia parola, allora. Avanti, chiedetemi quel che volete. Ma andate dritti al punto, ok? Il tempo è denaro, ragazzi, non posso perdere altro tempo. Oh sì, certo, mi stavo chiedendo. Ha visto Emma? Abby ci ha detto che potresti sapere dove si trovi mia sorella Emma. Ha una piccola bambina dal viso amichevole. Per caso l'hai vista in giro? Vorrei davvero, ragazzo, ma non l'ho vista. Sai, inoltre in questa casa non ci sono molti posti in cui nascondersi. Quindi se non l'hai ancora trovata, mi dispiace dirlo, ma potrebbe non trovarsi affatto qui. Affatto? Cosa intende? Beh, il mondo è molto più grande di quel che pensi, ragazzo. Magari lontana da qui, in un'altra casa? Giardino? Credo di non averci mai pensato. Spero di ritrovarla molto presto, non sapere più dove cercare. Non preoccuparti, Matt, la troveremo, te lo prometto. Grazie, Sparky, grazie per essere sempre con me. Signor Pancetta, sai se c'è un modo più veloce per spostarsi qui intorno, per continuare a cercarla? Ragazzo, detesto spostarmi nei paraggi. Rimango sempre nello stesso posto, è più semplice. È così che riesco a tenere tutto sotto controllo. Oh, mi scusi, ma dovevo chiedere. Grazie lo stesso. Forse qualcuno che è abituato a spostarsi più spesso saprebbe aiutarti di più. Non lo so, ragazzo. Passiamo alla prossima domanda. Oh sì, certo, mi stavo chiedendo. Ci dica di più su Sparky. Visto che lei è molto saggio, potrebbe sapere qualcosa di più sul mio amico qui accanto, Sparky. Potrebbe sembrare strano, ma mi è stato detto che è un essere cosmico e che è qui per aiutarmi a soddisfare un mio desiderio. Ne hai mai sentito parlare prima d'ora? Essere cosmico? Oh sì. Non mi sono permesso di dire nulla prima, solo perché cercavo di farmi gli affari miei. Però sì, il tuo amico qui sembra un esemplare da manuale di un essere cosmico. Davvero? Oh, la prego, ci dica qualcosa di più su quel che ha letto a riguardo. Sì, signor Pancetta, la mia memoria è del tutto sparita, vorrei ricordare, voglio sapere come aiutare. Beh, devo dire che non sono un esperto, ma quel che so è che sono esseri che trascendono la logica. È un miracolo che tu sia qui. Non posso immaginare quanto debba essere frustrante perdere i ricordi. Ma quando arriverà il momento giusto ricorderai, e allora nessuno ti potrà fermare.
Se mi permetti, vorrei darti un consiglio. Aggrappati a quel desiderio, ragazzo. Potresti incontrare le persone sbagliate. E potrebbero farti dubitare di te stesso e impedirti di far avverare i tuoi sogni. Ma devi fidarti del tuo istinto. Voi due mi sembrate una squadra davvero forte. Hai dimostrato che mi sbagliavo e io non sbaglio mai. Mazza, la modestia. Penso che tu abbia la soffia per continuare ad andare avanti. Sii resiliente, d'accordo? Farò del mio meglio per aiutarti, Matt. Sparky, sei un partner fantastico, ce la faremo. Il signor Pancetta ha ragione, siamo una grande squadra. Dobbiamo solo andare avanti, sono sicuro che la tua memoria ritornerà prima o poi. Sì, non mollate, è la cosa peggiore che possiate fare. Ha ragione. E adesso, cambiamo argomento, ragazzo. Hai un'altra domanda da farmi? Oh sì, certo, mi stavo chiedendo. Perché così arrabbiato? Se non le dispiace, volevo chiedere, cos'è questa lite con quel tizio col cappuccio? Oh, anche solo pensare a lui mi fa davvero arrabbiare. Non fa altro che premere i miei tasti dolenti, comportandosi in modo davvero irritante. E lo sa. Ha qualche idea del perché lo faccia? Davvero non lo so, ho provato a farlo ragionare ma sembra non voler capire. Non sopporto quando ci si approfitta degli altri e si prendono gli oggetti altrui senza alcun consenso. Ci ho messo così tanto sforzo nel costruire tutto questo. Sforzo, denaro e tempo. Nulla è gratis, lo sapevi ragazzo? Il momento peggiore è stato quando mi ha rubato il mio libro dorato, mi sono sentito perduto. Così sono andato nella biblioteca mentre lui non c'era e ho strappato le ultime pagine del suo libro preferito. E le ho nascoste tra gli scaffali. Volevo solo ripagarlo con la sua stessa moneta. Che imbarazzo, e questo ha peggiorato solo le cose perché poi si è arrabbiata. Il seguente oggetto che mi ha rubato è stata la mia spada ed allora è andato tutto fuori controllo. Che è quella lì che sta molto Excalibur, insomma. Questo mi fece arrabbiare ancora di più. Ecco perché ho piazzato quelle scatole fuori. Ho creduto che mi avrebbero aiutato a controllarlo meglio. Oh no, è così a rimostrare scatole. Deve essere stato terribilmente scocciante per lei. Sì, sono stanco di lui, ma d'altronde non posso neanche andare fiero del modo in cui ho reagito. Ma vi prego, adesso cambiamo discorso. Avete qualche altra domanda? No, è tutto. Non credo di averne altre. Grazie mille per il suo aiuto, signor Pancetta. Non ti preoccupare. Buona fortuna con la ricerca di tua sorella, Matt. E Sparky, confida nel fatto che riavrai i tuoi ricordi. E adesso che c'è, ragazzo? Perché mi stai fissando? Non ho altro tempo da perdere, devo ritornare al lavoro. Beh, non riesco a smettere di pensare alla spada che ha menzionato prima. Sembrava molto importante per lei. Potremmo provare a cercarla, se vuole. Parlare con lei ci ha aiutato molto. Io non saprei cosa dire. Non voglio che ti rimanga meno tempo per cercare tua sorella. Forse sarei in grado di accettare questa offerta se barattassimo con un altro accordo. Cosa intende? Se mi portate la spada vi darò qualcosa che potrebbe potenzialmente aiutarmi nella vostra ricerca. In questo modo non mi farete sentire troppo in colpa. Allora abbiamo un altro accordo? In realtà non ci aspettavamo nulla in cambio, ma certo, affare fatto. Molto bene, prendilo, usalo per cercare indizi sulla mia spada o su tua sorella. Telecomando, Andiamo, Sparky. Andiamo a aprire lì il garage. Uscire dopo alla fine. Non vorrei che uscendo magari finisco il gioco. Io voglio continuare a esplorare, anche perché dobbiamo ancora aiutare Pancetta là. Equipaggia. Usiamo il telecomando del signor Pancetta per aprire la porta del garage. Apriti sesamo. Ha funzionato, andiamo fuori. Sparky, guarda. Che cos'è? È una casa sull'albero, ne ho sempre voluta una. Io e papà avevamo provato a costruirne una tempo fa. Ma da quando ha iniziato ad avere dei problemi con mamma non mi ha più aiutato. Mi dispiace così tanto. Non fa niente. Forse questa è la mia occasione per vedere com'è fatta una casa sull'albero da dentro. Andiamo. Oh no, non riesco a raggiungere le scale. Se fossi più alto ci riuscirei. Sembra che io e questa piccola pianta abbiamo lo stesso problema. Vediamo se riesco a trovare qualcosa che ci aiuti. Guarda, c'è qualcosa laggiù. Ma lo stagno sembra troppo profondo. Non credo che possiamo raggiungerlo da qui. E quindi? Senti, ma se ti metto questo? Cresci? No. Niente, non possiamo farlo. Quindi al momento qua non possiamo fare assolutamente nulla. E non abbiamo neanche la legna per prendere la spada. Quindi ci toccherà per forza uscire fuori.
Va bene ragazzi, dai, per oggi ci fermiamo qui. La prossima volta cercheremo di salire sulla casa sull'albero, prendere Excalibur, quindi aiutare anche Mr. Pancetta e vedere poi questo tipo incappucciato qua fuori che cosa vuole. Voi mi raccomando, come sempre, mettete un mi piace, lasciate un commento, iscrivetevi al canale. Vi aspetto anche su Telegram e al prossimo episodio. Ciao ciao!